qua! Di fratacchio che te m'hanno subito a trovare principale tuo un paradiso, sa? Ma tu che vuoi, milità? Ma non lo vedi l'abito santo che io porto? Ah, ma allora ne ha capito un cacchio! Questa è una rapina! Insomma, mi devi dare la borsa o la vita? Io preferirebbe la borsa, ecco. Fambo te! Va buono, va buono! Ma tu state fermo con quell'anime spadona! Io non ho tante denare! Posso darti la borsa delle limosine, eh? Ma che è, già Pasqua, oh? Certo, certo, tu tieni ragione. Io ti capisco, figliolo. Sei mesi di guerra, la nostalgia della casa, la disperazione. Ma tu non avresti dovuto già mai assalire un ministro di Dio. È stata la fame. Sto a digiuno da 4 giorni. Ho trovato solo l'acqua. Pure in guerra una fame. Pensa, una notte insordato mi ha dato un mozzico sul naso e è scappato via. E chi è stato? L'hai riconosciuto? E come no? C'avevo l'orecchio su un saccoccia. No, queste cose non si fanno. Bisogna amare nostro signore e tutte le sue creature. E tutte le sue creature. Pio, l'ho preso. Ma che, vino de fagioli, oh? Voglio dire, la buona salute, padre. Grazie, salute è la prima cosa. Dove hai detto che vai? Ecco, siccome che è finita la guerra, io mo me ne ritorno a tenda al posto, lo paese mio. Dove hai lasciato a tua moglie? E fammi sapere, è bella. Bella è dire poco, padre. Guaglio, ma tu con le donne ci hai avuto sempre successo. A me le donne mi morivano appresso. Tenevi il fascino, eh? No, c'avevo una malattia infettiva, ma mo sono guarita. Allora tu saresti un conquistatore. Ma lo sai come mi chiamano lo paese mio? Lo stronzo. Ammazza, come ha fatto a duanà? E per forza, tu hai lasciato tua moglie sola e sei andata a fare la guerra. Sola per modo di dire, padre. Lu conosci a Mastro Deodato, lu fabbro Ferrara da tenda al fosso. Mastro Deodato? Ne ho sentito parlare. È quel fabbro che fabbrica... La cintura di castità. La cintura di castità. Ecco, isso no. E mogliere me ne ha fatta una che parte da qui, a ritorna qui. Tutta ingrosciata, insomma, un intreccio dei pezzi di ferro, no? E questa è la chiave. In guerra potevo perdere un braccio, una gamba, la capocchia, ma questa mai. E senza sto grimaldello, quando ci passi sotto la panza di mia moglie, di? Figliuolo, l'esperienza mi ha insegnato che la fedeltà è una cosa e i grimaldelli sono un'altra. Tu vuoi sentire un mio consiglio? È meglio che torni a casa prima che puoi.
Ora riposiamoci. Riprenderemo il cammino appena è notte. E così domani mattina sarai nelle braccia della tua sposa e... Dormi, dormi, frate Chiù. Che qua qualche cosa mo l'acchiappamo sicuro. E questa mica tiene lo bastone come te. Anzi, forse lo va cercando. Non te muove, cocca, e trema, e dimmi dov'è che te nasconni, che io vedo solo un culo già indimidito. Ve prego, signore mio, pigliatevi tutto, ma salvatemi la vita. Vedremo. Ah, io state fermo, ma che me volete far morire decapucciate? Io già c'ho il cervello imbicciato. E mo che volete fare? Io queste cose c'ho naso, sa. Ma che sei, imbecille? Ste monete non so manco più un commercio. Erano di mio nonno. Io non so pratica di tutti sti maneggi. Io sì, cocca. Pietà! Pietà, signore! La guerra ci ha levato tutto. Ci ha lasciato soltanto l'onore. Come di che tu ancora... Ancora no. Fregati! Ma allora te devi dare cite. Sì, la borsa non vale niente. La vita te la vuoi conservare? A me che me dai, eh? E qui e nascondete con me che te faccio conoscere il santo dei fidanzati. E chi è? San Frattamo, no? No! E mo che vuoi fa? Niente, piatevela, così non se ne parla più. Certo che la mia bellezza non si resiste, eh? Aio! Ah, già, me doleva tutto sto ferro vecchio. Fate? Mi pigliate oppure no? Te pio, cocca. Ma bisogna che mi dà una mano con tutto sto impedimento dei catenacci. Dai, Ai! Hai visto come so tremendo? Ma che tremendo? È stato un furgone! Mannaggia, non duvenasse uno! Ti piace? Sì, mi piace tanto. E questo è niente. Adesso sentirai il mio famoso colpo da maestro. Ma che hai ricominciato la guerra, oh? Tongo io che ci ho ricominciato, brutto sporcaccione fatentone! Ma come? Prima volevi rapinare a me e adesso vuoi violentare questa povera figliuola indifesa! Ma tu lo sai che hai fatto un peccato contro Dio? No, contro la paglia, frate Chiù! E manco l'ho finito, devi assen in corpo a sta fermo, così me ne vado sicuro! Figliolo, tu stai pigliando una cattiva strada, eh? Se non ti raccogli in fretta roba tua e te ne vai correndo lontano dalle tentazioni, sono costretto a darti una mazzata che ti rompa la gamba! No! Ammazzo, come pare in diavolo! Ti è! Come? M'hai fatto le corna! E che pretendevi, che ti rimanessi fedele per tutta la vita? Aio, mannaggia, non dovinassi una, sa! Figliola... Ma che te voleva fare, quello peccatore maledetto? Non lo so, padre. Mi è zompato addosso come un toro e mi si è messa a toccare tutta quanta. Lo schifosone. Ti toccava qua? Sì, e pure di dietro. Dannatissimo porco. E tu? Ci avevo paura, padre. Io lo lasciavo fare. E queste te toccava? No. No. Queste me le baciava. Ah. Te stavo per trascinare all'inferno. Ora ci penso io, figliola, un to' piglia paura. Che devo fare? Ti purifico. Quello mio è un corpo santo e cancella tutti i peccati. Sì, padre, sono proprio contenta. Purificatemi. Sì, sì, purificatemi. Una, due, tre, quattro e anche cinque volte. Voglio diventare una colomba. Ma invece di fare un cretino, perché non vai in guerra? Ma come? Sono ritornato adesso. Thank you.
cuore, vero? Oh, finalmente lo paese mio! Compare Giovà! So io, Olimpio! Sono ritornato dalla guerra! E chi se ne frega? Fa piacere un po' di calore umano! Eccomi, voglio vedere se almeno tu mi riconosci. Ammazza che memoria, mi ha riconosciuto. Versami l'acqua. Bello. Quanto sei bella, bella Madonna Fiamma. Dici lo vero, nutrizio? Lo vero, sì. E nessuno te gode, dato che lo tuo sposo è un becillo e i tuoi affari lo milite. Nutrice. E che è questo rumore? Va a vedere. Madonna Fiamma, c'è sta l'umidità che arriva. Ma non lo vedo bene in viso. Vuoi vedere che lo mio sposo che ritorna? Ah, sì, isso è. E pare che alla guerra ne abbia più avuto che date. Lesta, che io mi prepari a riceverlo. Che santa donna che siete voi. Anziché riceverlo, gli sbatterei la porta in faccia a quell'uomo da poco. Nutrice. Fiamma! Che avete stretto le porte? Signor mio! Madonna mia, che casino! Ma che te sei fatta un altro bagno? Non te l'hai già fatto quando sono partito 6 mesi fa? Volevo essere a Concia per il vostro ritorno. E chi t'ha detto che ritornavo? Quella vecchia striga? Ma da posso... Mozzica sempre? Oh no, fu lo mio amore! E poi, nelle condizioni in cui vi trovate, penso che questo bagno caldo serva meraviglia anche per voi. Se l'acqua non s'offende. Madonna, io mi allontano. Io pure. Lo spettacolo lo lascio tutto per voi. Pussa via, rimettete nella gabbia, sa. E pensa che ho pregato tanto per farla morire io. Come vedo, la vostra armatura è piuttosto difficoltosa ad aprirsi. Oh, pare che lo fa apposta. Sono 6 mesi che casca a pezzi e mo non si muove. Con calma, signore. Se permettete, vi aiuto io. Un momento, mio sposo. Abbiamo lo strumento che ci occorre. Va alla pia, va. Lo martellone. E mo che vuoi fare? Ma potemo lì a martellate? Ma che stiamo da sfasciacorazze? Ah, io che mi ha preso pignoto? Oh, sta tendendo cose, sa? Oh, è tutta la miera, eh? Ma lo sai che quando c'è sta il sole si invoca tutta? Pensa, una volta si è così arrovendata che so dovuto correre dal capitano mentre si scansavano tutti che non si volevano scottare. Allora il capitano come m'ha visto? Non mi ci ha cotto d'uova! Via qua. Ecco fatto, mio signore. Io vado a provvedere per le pezzole e i panni caldi. Eh? Quell'acqua è vostra. Ma che ma? Devo bere tutta? Tesoro. Dolce amore, sto bruciando dal desiderio. Devi fuggire, Uguccione, è tornato mio marito. E beh, allora, non possiamo rivederci più. Non lo so, ti farò avere notizie, ma ora vai, presto. Va, la chiave. Ma tu ce l'hai la tua? Ah, sì, e questa è richiesta. Ma non ti preoccupare, vai. Vai, presto. Fiamma, finalmente. No, finalmente un corno. È tornato mio marito dalla guerra. Ma come? Non l'hanno ammazzato? Presto, Folco, mettiti in salvo. Sì, mi metto in salvo. Farò in modo di rivederti fra qualche giorno, eh? Ciao. Ciao. Beh, ciao, eh.
cretino. Esci, sono io, Fiamma. Stavo contando i minuti, anima mia. Buono, buono. Che accade, Madonna? Accade la cosa più triste del mondo. È tornato mio marito. Chissà che ve credevo. Beh, ti aspetto qui. Ma insomma... Già vi bagnaste. Bagnato, asciugato e strizzato. E il massaggio? E quello lo famo subito, cocca. Quanto fuoco, marito mio. Lo sapete che mi fa paura il vostro appetito? Appetito? Ma questa è proprio fame. 6 mesi d'astinenza, pensa, 6 mesi. Manco una capra ho rimediato. Lo stesso supplizio fu per me. Ah. E il vostro ritorno mi sembra un sogno, mio sposo desiderato. E il tuo sogno mossa vero. Tiè! Aio, mamma, ma che c'hai, è vero? Sono dolente, mio signore. Avete sbattuto contro la cintura di castità. Già, è vero. Allora prendete la chiave e vedrete che ogni malanno passerà. Anch'io voglio uscire da questa prigione. E come non l'avvio? Stavolta te sei salvato, eh? Eccola! Manco per cacchio. La chiave. Sta la chiave. Capisco, niente, niente, la chiave. La chiave, oh! Stiamo senza chiave! Ma c'hai mo lo martellone, vero? No, sposo adorato, vi prego, che volete fare? Come che voglio fare? Sgaramo la mutanda, davvero, no? Beh, sì, ma il tesoro che se custodisce potrebbe risentirne. E poi, del resto, dolce marito, è bene che io vi dica una cosa molto importante. Venite. Sentimo. Avete tutto il tempo di rivolgervi a Mastro Deodato, il fabbro ferraio. Perché quando voi partiste per la guerra, io ho fatto il voto a San Fruttuoso, che se tornavate sano e salvo, noi non avremmo fatto l'amore per 15 giorni su questo letto. E beh, che ce frega, andiamo su un altro, no? Sì, Olimpio. Ma cosa sono 15 giorni davanti a tutta una vita? San Fruttuoso, eh? Deve essere uno che non si fa affari sua. E poi, scusami tanto, se noi puta caso, fra 15 giorni famo un figlio, ce nasce coi capelli rossi. Ma perché? Perché a me mi viene la ruggine, cocca. Ma tra 15 giorni il vostro amore sarà nel pieno rigoglio delle forze per la vostra e per la mia soddisfazione. Sì. Si può far manco un beccatuccio svertino? O quando sono stanco certe volte mi pia sonno. Chissà come mai. Saranno imperfezione fisica. Fruttuoso! Fruttuoso! Vieni qua che ti devo dire una cosa! Ci sei? Ma vaffanculo, va! Ma guarda un po' se ti pare questo lo modo di magnà. Vabbè, vabbè. Cambio. Ti piace? Ma che è? Brodo di ranocchie, ristretto. Beh, te potevi pure ricordare ammazzarle. Ehi? Tiè!
pia, quella gli metto un limone in bocca e l'anvila al forno. Vi prego, quella donna mi ha visto nascere. E beh, mo che mi può vedere morire a me? Ma parliamo d'altro, mio sposo. Adesso che la guerra è finita, dovete fare la pace col nostro vicino di territorio. Ti riferisci a Mastro Daresi Lumugnaio? È troppo acido. Ma cercate di capire. Ah. Lo ruscello che scorre fra le nostre proprietà serve ad entrambi. A lui per il suo mulino e a noi per le nostre terre. Perciò è giunto il momento che la controversia si risolva pacificamente. È troppo acido. Se sapeste quanti guai ho passato io quando voi siete andato in guerra. Allora, consigliatevi col notaro, che è un valente uomo di legge. E lasciate fare a lui. A proposito de fa, e qui bisogna fare qualche cosa. Se io sto diventando stupido, go. No, vi prego, non mi tentate, signore. C'è il voto a San Fruttuoso. Ah, me lo so insognato stanotte. Mi ha detto, guarda, il voto di tua moglie, se perso insieme all'Andri, c'è un casino di lavoro e non lo trovo più. Come dire che sei sciorta. Per favore, risolvete la questione con Mastro De Risi. Su, datemi retta. Troppo acido. Ma no, dopo essere rimasto vedovo, il mese scorso ha sposato Don Ubalda, una bella e santa donna. Io sono sicurissima che lei ha saputo trasformarlo. Ma... Oh, è nato a chiamare padre, sa? Guerra ha imparato un sacco di lingue. Guarda! Tuo marito! Già, in un momento così bello, chi altro poteva essere? Che volete, maritino mio? Aprite, ho fatto venire il medico! Un momento, sono qui con la mia pettinatrice! Ed essendo quasi nuda, aspettate che mi vesta! So bene quanto siete geloso! Ma aprite, madonna! Anche se siete nuda, io sono vostro marito! E il medico si sa che tiene gli occhi del medico! Dite bene, marito mio! Ma è lo mio pudore che io voglio difendere! Lo sapete con quanta facilità lo viso mi si imporpora di rossore! È vero, sposa intemerata! Ma questo medico può esservi padre, o forse anche nonno! Su, avanti, aprite! Ecco! Ora vedrete che sono quasi nuda e farete il geloso, lo so. Ma no, nessun uomo saggio può essere geloso di questo medico, guardatelo. Prego, maestro, approfinquatevi. Ecco la mia dolce consorte. Servitor vostro, madonna. Siatelo benvenuto, maestro, lasciate stare gli inchini. Non ho mai visto questa pettinatrice per la casa, è nuova? Sì, sì, mi fu raccomandata da Madonna Ghisolfa. È tanto timida, vedete, ma sapeste com'è brava nel suo mestiere non arrivare. Bontà vostra, madonna. Brava ragazza, però adesso andatevene, che il maestro si deve concentrare. Ritorno dopo. Dunque, che cos'ha questa madonna? Ecco, è sempre un po' imbischerata. Se permettete parlo io, sono io che sto male. Ecco, maestro, trattasi di faccenda assai delicata. Oh, parlate pure liberamente. Maestro, lo sposo mio non riesce più a fornicare meco. Non riesce? Che mi dà le balle? Poveretto, le ruche sei malato, le gargionfe. Io lo vorrei, ci metto anche l'impegno. Ma l'impegno non basta. Il fatto è che ogni volta che io mi giaccio con lui ho come dei mancamenti. Sento un gran fuoco nelle vene e poi cado svenuta. Credete che sia un male grave? No, altro che grave. Una femmina simile si è fatta per l'amore. Spogliatevi che vi visito, Benedetta. Tutta nuda? Tutta nuda. Ma come nuda? È regolare? Certo che è regolare. E adesso, madonna, respirate forte perché devo mettere l'orecchio sulle tette. Oh, che bello. Fermoli! L'orecchio sulle tette di mia moglie ce lo metto io. Pensare niente, io mi appoggio, ascolto e riferisco.
È il vostro sospiro, questo? No, è il suo. Fa sempre così, ma oltre il sospiro non va. Ah, ostrega, andiamo male. Io l'ho sempre detto che i mariti gelosi sono la vera rovina della scienza medica. Delle cose, semmai. E voi vergognatevi. Ma vi preoccupate più della salute di vostra moglie o del vostro egoismo? Voi che ne dite, Madonna Barda? Volete assecondare la volontà del medico? Ma sì, mio diletto sposo, facciamolo contento. Orsù, cerusico, orecchio alle poppe. Appoggio la mano perché sto più comodo. Senti che cuore forte che ha questa donna. E voi uscite? Scherzate? No, i medici non scherzano neanche a carnevale. Vi ordino di uscire perché la vostra presenza mi è di impedimento. Ah, mi chiedete l'impossibile. È lei che non vuol star sola con voi. Ah, è così? Domandiamoglielo. Decidete voi, o lui o me. Oh, siate comprensivo, signor marito. Lasciatemi sola col maestro di scienza. Dal canto mio ho superato ogni turbamento e so di potermi fidare. Va bene. Io starò fuori dell'uscio. Ma fate presto, vi do 10 minuti. A me ne basta 10 minuti. Beh, ma che cosa fa? Mi spoglio, ci ha dato solo 10 minuti. Oh, ma nonnetto, a voi non basterebbe neanche un mese. Ha ragione la vostra moglie, messer Olimpio. Le liti sono costose e la giustizia è lunga. Vi conviene accomodare le cose. 4 parole dette bene. Oh, prima qui era tutto da mio padre. Lui sì che era un uomo felice. Pensate, si è imbiccato. Per i dispiaceri? No, per collo. Ecco, io da lì se li imbiccherebbe. Prudenza, Olimpio, prudenza. Mi sembra che abbiate lo sangue in troppo bollore. Ma perché, se vede? Mia moglie me li ha beccasciuto da una settimana. Figlio mio, fosse questo il grande problema. Se dovete spassarvela, accoppiatevi con la Fantesca. La Fantesca? Eh? Quella che tengo a casa io. Forse vi fa venire qualche scrupolo? No, no. Mi fa venire l'urto de vomito. E allora provate a divertirvi con un garzone. Notaro. Beh, che vi meravigliate. Io con i miei garzoncelli mi ci trovo benissimo. Come dire che voi... Ha capito. Ma perché vi fermate sempre? Lo sapete che avete un brutto vizio? È bello il vostro. Siete i benvenuti. Ma che è la moglie di Mastro Drisi? Eh sì, se l'è presa bella. Non sarete mica invidioso. No, a me non me frega niente. Calmo, Olimpio. Tanto dunque vi ha colpito questa donna? Io già la vedo senza niente addosso. Tranne me, se capisci. Madonna, non sono io che vi parlo. Ma è l'anima. È l'immortale! E come si chiama sta bella roba? Si chiama Ubalda. Piacere. Mi presentate pure quest'altra? Il mio nome è Madonna Ubalda. Che cosa posso fare per voi? E che ne so, per me va bene tutto. Siamo qui per una ragione di confini, Madonna. Dov'è vostro marito? Sono qua, notaro. Ah, ci sei anche tu, eh. Cosa vieni a cianciare con me? Medite della malora. Tornato senza bottino. Omo pusellanime. Capace solo a muover la lingua. Però con le braccia non sei capace, eh? Troppo acido. Felice giorno, Mastro Derisi. Infelice giornata. Per avermi portato questa lordura in casa. Essendo qui presenti le parti davanti a me, notaio Adone Bellezza... Madonna, ritiratevi.
Vediamo di componere la lite con civiltade e buono rispetto. Io con quello non ci parlo. Eh sì, parlo io, messeri. Dunque, lo confine tra i poderi di messere Olimpio e quelli di mastro Oderisi Mugnaio ave motivo di lite per lo ruscello nominato Acquaviva, che le parti pretendono ognuna ad essa appartenere. Domandateli cosa ha tanto da guardare in quella direzione. Mastro Oderisi domanda che cosa avete tanto da guardare in quella direzione. Un gulo de zucchero. Eh? È un chilo de zucchero che se ne sta... Detto ruscello che correva lungo il confine tra le terre di Giuseppone Panocchieschi scusi un momento, Oderisi, Dica pure. Fu da quest'ultimo deviato nella propria... Ma ho preso la coincidenza? Olimpio Pannocchieschi, figlio del defunto Giuseppone, pretende ora che il ruscello ritorni a nel suo letto naturale. Dai, sa! Aridai, sa! Siamo qui, in pace, Letizia, al fine di trovare un modus vivendi che... Ma che gioca a morte a poter soldato? Tanto lo so che siete sempre voi che mi menate. Prendiamo la controversia a giugno. Ma che menate sempre allo stesso punto? Io continuo a proporre un onesto e civile accomodamento. A Mastro Oderisi, ma che vi sentite poco bene? Vedete, un po' pallido. E dopo vedo il resto. Con animo privo di malizia e di viltade, tutto questo in onore del buonsenso che rende nobili e felici gli uomini di buona volontà.
quando vai. Via qui. Più vicino. Fammi sentire. Fammi sentire. Aio, mamma, ma che mozzica, mo! Che roba, eh! La trappola per i sorci? Per tenervi lontano dalle tentazioni, marito mio. Beh, ma almeno me potevi far arrivare fino al formaggio, no? Maritaglie, sa, ma che è tornato il fratacchione? Di stendere il bucato al tramonto. Ma io vi sto aiutando. No, mi complicate il lavoro e siete qui incollato a me solo per gelosia. Colpa vostra, stendete i panni davanti agli operai. Colpa del sole, dovete dire, o vorreste che lo facessi di notte per asciugare i panni al chiaro di luna? Maledetti, guardate come abbracciano quei sacchi di grano. Stanno pensando alle vostre osce, quindi. Oh, ma quale irriverente linguaggio, signor marito? Se la gelosia vi turba fino a tal punto, ordinate ai vostri operai di sospendere il lavoro fino a che io non sarò rientrata. L'avrei già fatto se quel lavoro non fosse cosa urgente. Ma posso ordinare a voi di rientrare, però. Ma è... E tornerete fuori soltanto quando gli operai saranno alla macina, più tardi. Avanti, fuori, forza. E voi, lavorate. Lavorate, cialtroni. Ai nostri incide troppo quei sacchi. State là, state là. Venite un po' a vedere. E chi è questo? Vedi che... Vedi che... Beh, la prossima volta che uscite sull'aia, indossate vestimenti più consistenti. Vi piacerebbe che indossassi la vostra armatura di guerra, vero? Oh, non sarebbe una cattiva idea, ma non voglio apparirvi eccessivo, vero? Oh, smettetela di farlo geloso. Sapete bene che la vostra sposa vi ama e vi rispetta. Sì, e ve ne darò la prova tosto con gli abiti che andrò a indossare per uscire. Uscire? E per andare dove? Ma il paese, Cicino. Oggi è giorno di mercato. No, al mercato mai. Quel bighellone di Olimpio è sempre in giro da quando la moglietta non lo fa sollazzare a letto. Tutto il paese ne parla. Ma ora siete ridicolo. Io non ne posso più di stare rinchiusa qui dentro. Ma dovreste ringraziarmi. Qua dentro la vostra virtù è al sicuro. Oh. E tu cosa fai? Non ti sei stancato di guardarla? No, padrone. Oh. Cioè, sì, c'è sta fuori un notale Cantarano da Nola che vuole parlarvi. E chi è questo? Un grosso maestro di pittura. Oh. Mm. Mm. A me gli occhi! E chi si muove lo graffia. Oh, angelo meraviglioso, perfezione delle perfezioni, favolosa. Ora è maggio, avete finito? Ora io devo scoprire chi davanti a voi è Venere, chi è Giunone, chi è Minerva, chi è quel figlio di una zozca cucita stu vestito. E io invece devo scoprire chi è che va mandato qui. È il destino che mi manda. Io ho girato il mondo. Conosco re e regine così ricchi che si annoiano. Come quel principe tedesco, von Goetz. E voi? Che diritto avete su questa creatura celestiale? Ma come, che diritto ho? Ma questa è la mia sposa. Oh, me sciocco a non aver capito che siete voi il suo sposo. Fronda di poeta.
Occhio di pensatore, naso da imperatore, petto da guerriero, mano di cavaliere, mano forte e gentile. Perché io amo la natura, amo vivere all'aria aperta, brindare, giocare a carte. Scopone? No, pederast. Ah. E io venni qui per ordine del vostro signore, lo duca Guazzone da Velletri, che mi disse vai, ritrai Madonna Ubalde, la cui bellezza è favolosa. Ma lo duca non mi disse di voi, così bello e prestante. Però che è con voi che io mi ritirerò, messera mio, per pitervi tutto ignudo. Sì. Messere, ma siete uscito di segno. Osereste voi disobbedire allo duca? Oh, giammai. Ma lo duca vi disse di pitare Madonna Ubalda. È vero. E osereste voi disobbedire al duca? Già mai. Allora, Madonna, fatevi pittare dal pittore. No. 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 Nessun uomo che non sia lo mio sposo m'ha da vedere ignuda. Ma... Uomo? Ah, come voi volete, signor mio. La chiave. La chiave? Sei ignuda o da essa? Con la cintura di castità non è mica ignuda. Già. Eccola qui. Ciao, Gigio. Oh, oh, venite, venite a vede, è il pittore, a volta sua, poi è nudo. Prego. Starete comodo qui? Per terra? Oh, è comodissimo. Quando volete dal principio, maestro? Ma non adesso. Come? Subito. Io già mi sento la paralisi che avanza. Mamma mia. Mi raccomando, fate buona guardia. Io vado a prendere l'attrezzo. Su, Madonna, che aspettate? Il pittore si potrebbe impazientire, no? Cosa fate, maestro pittore? Ho chiuso l'uscio a chiave. Ma perché chiudete a chiave? Se ci sono io di guardia. Non dovete entrare neanche voi. Ma perché mai? Così so sicuro che non mi rompete l'ispirazione. Chi è? Come chi è? So io, no? Fatemi cosa? La scala l'ho presa io e sciargo io per primo. Va bene. Guardarmi così.
Il pittore c'ha gli occhi come quelli del dottore. De fuori. Pure io, mamma. Maestro Pittore, non sento più la vostra voce. Come mai? È strano, eppure io parlo continuamente. Scusate, ma io non sento nulla. Forse sono diventato sordo. Maestro Pittore, ma allora questa ispirazione viene o non viene? Qua è, sì. Pestate, me buoni, che te culo! Beh, e che aspettate? E datemi trembo, me so confuso. A forza di farlo frocio. Maschio, eh? La chiave. Ah già, la chiave. Ho capito, e mo apro. Ho detto che scansate. Ma che me do come 5 Coraggio, maestro. Ma c'ho paura di rompere tutto. Nel senso di sfondare la tela. Nel senso di quadro, si capisce. Attento che castello! E mo? Ma che canchera succede? Però do io, brutto guardone schifoso! No, meglio questo! Tieni! Che accade? Sti porconi stavano guardando la mia sposa ignuta! Oh, dategli giù, Mastro Darisi, dategli giù, senza pietà! E lo faccia come? Olimpio dei pannocchieschi! Ma io ti ammazzo! Ti sbudello! Ti stappa il cane! Ti do in pasto ai polsi come te! Maledetto schifoso troiaio! Adesso! Eccolo! È molto nervoso. Non so perché. Apri! Apri per me merdoso! Apri o farò scempio di te! E anche voi, Madonna, aprite! O farò scempio anche di voi! Aiuto! Aiuto, marito mio! Lo pittore tiene un pennello che non pitta! E vuole abusare di me! Non obride, Madonna! Che quello ci scombone l'ugulo a tutte e due! Oh, come avete fatto a scendere voi? Oh! Aiuto, masquaglio. Vai! Tanto c'è il cane! Scusi. Thank you.
Forza, portami da lui, portami da lui. Oh, un imboscato, un altro ladrone. State zitto! A frate Chio, ma che fa? Sembra la strada mia? Ce passi mai per vaffanculo? Ma dove m'hai portato? Come fratecchio che mi hai chiamato? Ma che si ricchione pure tu? Eh? Ah, scusa. Oh, mica se ne sarà nato lo padrone tuo. Mi stava a dare quel consiglio, ma io mi sono addormentato. Eh? Con tutte quelle botte. Eccolo là. Ah, vedi la roba. Uva, pollo, pane. E quello quando non me la magna. Oh, ma comodo, fratacchio. Come si magna qui? Oh, ma a casa tua. Porca puttana, allora me ne vado. Oh, quanta storia vai, Truan. Devi accettare tutto quello che ti manda il cielo, come io accetto questo piccolo boccone di penitenza. Poi, a proposito, ti sei riconciliato con Dio? Sì, lo saluto, ma mica ci parlo. Servite i polli? Servimo tutti. Oh, questa come mi ha visto e mi ha riconosciuto. Come ti chiami, figliola? Lo nome vero è Filippa, ma tutti mi chiamano Pippa. E a dove sta il tuo papà? Su orfana, monaco santo. Tiene fratello? Nemmeno. Non mi dire che non hai il fidanzato, eh? Non ce l'ho. Vivo sola e sconsolata. Non ti preoccupare, figliuola, nella vita non si è mai soli, se si vuole. Dimenticavo, io sono un frate povero, il conto lo paghi tu. Ma perché, non c'hai di moneta? Lo sai che ho rinunciato a tutto. Sì, ma a mangiare ho rinunciato però. Ah, senti, fratacchio, quel consiglio che ti ho chiesto, e mica me l'hai più dato. Oh, sì. Ma dimmi. Ma chi è sta femmina che ti fa usci pazza? Madonna Ubalda. La moglie del mastro Teresi, lo mugnaio. Lo conoscete? E come non lo conosco? Lo conosco! Soffrendone due volte mi ha venduto sacche di farina, cagammeava da solo quando era in Parma. Isso è! E a me mi va a fregare l'acqua delle gambe. Ma non ci si potria d'angulo. Come? Voglio dire, che posso fare per farlo cornuto? Con grande astuzia. Sì. Tu dovrai ricorrere al trucco del pittore. Andrà a volte lo pittore. Ma già te l'ho raccontato che mi è successo con lo pittore. State zitto, lasciami dire. Sto parlando di un pittore vero. Tu conosci un famoso maestro Canterano da Nola? E come no? È lo pittore dello Duca Guazzone. Quello che ho fatto io. Allora hai capito tutto. Sì. Ma che ho capito, fratacchio. Io sono intelligente, ma mica tanto. Poco tutte ste botte in testa. Mi sento nel cervello come due pipistrelli che stanno all'etica. E allora riposati, eh. Io vado a consolare quella povera figliola. Noi riprenderemo il discorso più tardi. Sì, sì, più tardi. Dopo la pipa. Oh. Che sei un peccato, figliola mia. Te l'ha già fatto conoscere. Ah, così potrai sfuggirlo. Sono stato chiaro? No. No. Uè,
E te l'ho fatta capire due volte, Ma buono che tu vivi in campagna, ma sei una cava tosta. O sono io che non mi ho spiegato bene? No, no, per spiegarmi vi siete spiegato benissimo. È che vorrei capire un po' di più. Di più? Va buona. Vuol dire che mi spiegherò per l'ultima volta. No, ma che sia l'ultima, Tana per Fratacchione! Yeah. Ma tu che vuoi? Mo va a fare un giretto pure a me? Come ti permetti? Ma non vedi che sto facendo la penitenza? No, io volevo solo quel consiglio che ti ho chiesto. Se no non me muovo. Ah, onde ne vai, Figliolo, allora mi vuoi sentire? E come no? E sbrigati a parlare, che ti si raffredda la penitenza. Va bene. Allora devi fermare lo pittore allo passo del castagnaccio e lì con aria sicura gli dici così: vengo a nome dello duca Guazzone. E lui mi raccomando che quando dici Guazzone per lo pittore deve essere come un fulmine a ciel sereno. Allora vengo a nome del duca Guazzone, il quale vi ordina di andare allo mulino di Mastro Denisi a prendere la bellissima Madonna Ubalda. Una volta presa la dovrete condurre seco voi al castello del duca medesimo. Essa deve fare da modella allo grande affresco che dovrà ornare la parete della sala dei banchetti. Mastro Deodato, questa è una cintura veramente sicura. Ah, essa è lo mio capolavoro. Nessuno che non abbia la chiave riuscirà mai ad aprirla se non me. Ma è buono anche contro le pittorie. Contro tutti gli artisti in genere. Padrone! Cosa c'è? È tornato lo gran maestro di pittura. Un'altra volta. Fatti in là, villano. Io sono Cantarana da Nola, pittore insigne e di talento acclarato. Per ordine dello duca Guazzone da Viterbo, venni a prendere la tua sposa. Mugnaio. Ah, e per farne cosa, sor pittore? Per portarla al castello, dove me la posso spennellare con comodo. Ti spennello io, figlio di una budellona, ti ci stemo. Calma, cosa fate? No, cosa fate? No, state fermi. Aiuto. Presto! Fermetelo! O il duca Guazzone gli farà mozzare il capo! Presto, fermateli! O l'ira del duca si abbatterà su di noi! Presto! Mamma mia! Ah, Mastro Derisi, che avete mai fatto? La collera dello duca sarà grande, è lui che ha mandato il pittore. Quale pittore? Sì. Quale pittore? Ma questo è Olimpio, quel fottutissimo puttaniere. Ehi, il duca ve la farà pagare. Aiuto, aiuto. Ditelo al duca, io sono innocente, io non volevo fargli offesa. Ma te vuoi staccarmi? Ma non lo vedi che quello dorme? Che mo lo vuoi svegliare? Se famo tardi della pietà la responsabilità, sia chiaro. Io fui ingannato. Che possa essere ciecato se devo farmi beffe del duca Guazzone. Ma lo puoi provare? No? E allora? Ma io ho detto la verità, sono innocente. Pure questo era innocente. O diceva di essere. Non mi capisco, ma non esiste la giustizia. Come non esiste? Ma ci vanno i quadrini. E se tu ce n'hai, Vanzone mio, sei dal caso che io c'ho un compare che fa l'avvocato e è pure un giurista insigne. Ma insigne proprio, Te lo porto? E c'è insigne. Thank you.
Ma che vi ho fatto? Manco un po' di impressione? No. Allora mo ce li faccio, eh? Stavolta mi è uscita meglio, eh? Ma via, magna, via. E non posso. Ho preso un impegno. Sto a fare da scorta una processione che va per mulini a chiedere farina. Ma una processione di che? Ah, no, niente. Sono lebrosi. Oh, mandannate! E quelli mica sono cattivi. So io che sono un baraculo da niente. Madonna Uba, e mo come te metti? Che cos'è questo rumore? Su, Gian... No, un momento! Ma dici sempre così? Buona Madonna, non sentite? Forse è tornato l'umuniano. Lo sposo mio ferocissimo. Coprite! Chi è? Sono il durissimo che fa benissimo. E cioè, sono l'amore. Insomma. 50 fiorini, signore mio. Oh, meoglioni. Come? E dico, costa cara la giustizia, eh? Messer Mugnaio, la vostra testa costa forse di meno? No, 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 e se le facevo il conto. 5 l'ha voluto il milite lì per chiamarvi. 10 li chiedete voi e fanno 15. Ma gli altri 35 a chi vanno? Allo duca Guazzone, non è esso che fa giustizia? Ma voi siete Olimpio, non siete lo marito mio. E beh, perché ce l'ha solo lui? No, non è lo marito mio! Eh? Non è lo marito mio! Ma avete visto di profilo? Guardate che nel cambio ci guadambiate, se... Non è lo marito mio! Ho capito, che strillate, siamo noi due! Non è lo marito mio! Penseranno che sia partito per qualche viaggio senza dire niente a nessuno. Stai tranquilla, non corriamo nessun pericolo. Ne sei sicuro? Ma certo, e poi chi vuoi che vada a vedere in un pozzo nero? Madonna! Che cos'è quest'armatura? Vi siete forse giaciuta con quel gran porco di Olimpio, eh? Egli così avrebbe voluto. Lo so bene, dannazione. E fu perciò che mi fece menare alla gabbia dei condannati. Voi non penserete che io abbia ceduto alle sue brame? Madonna, sì. Come osate, messere? Io, timorata e fedele sono. E quando Olimpio cercò di possedermi... Io mi armai di questa mazza e lo percossi. Così, 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 così. Aiuto! Voi non mi credete? Sì, 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 come no? Vi credo senz'altro. E credo che sia morto. Morto? San Gelusico, vergine e martire. E che le faceste voi della sarma? L'ho gettata nel posto più adatto per lui,
Il pozzo nero. Nel cesso? Mm. Ma allora dobbiamo far scomparire quest'armatura. Andrebbe sotterrata. Sì, ma non vicino alla nostra casa, eh. Su, aiutatemi. Andrò a sotterrarla in aperta campagna. Ottima idea, miseri. Attento a non farvi scorgere. Olimpio dei pannocchieschi, hai tentato di fregarmi, ma ci hai rimesso la pelle. Quando mi sarò liberato di quest'armatura, nessuno potrà sospettare di me. Sì, ma perché sotterrarla? Forse mi può servire per rendergli la fregatura. Ma certo, che stupido. È un'occasione unica. Oh, cuccione mio, sì, ancora, ancora. Madonna, sentite niente? Non sono mica di pietra. Sento tutto, tutto. Ma io sento dei passi distinti. Santo fruttuoso, è ritornato mio marito. Presto, sotto il letto. Sì, sì, sempre così finisce. Adesso vi apro, marito mio. In vostra assenza ho preferito chiudermi dentro. Che avete, signore mio? Perché non parlate? Ma che cosa avete? Siete arrabbiato con me? Avete fatto bene a tornare. Sapete che giorno è? A mezzanotte finisce lo periodo della penitenza. E vedo che avete tanto desiderio. Io sono pronta a compiacervi. Ma voi non siete mio marito? No. Aiuto! Non è mio marito! Sta zitta! Aiuto! E sta zitta! Se non lo era, là sotto lo sarà presto. Madonna, io non ho l'animo dell'assassino. Però meglio a Mastro De Risi che a noi, eh? Sì, meglio a lui. Ma dove sono? Non vi preoccupate, Mastro De Risi. Che stiamo tutti e due nella merda. Ma non siete morto? Ve l'ha detto vostra moglie, eh? Ma della mande sotto voto spinto non va a dire. Che cosa? Siete cornuto, Derì? Ah. Brutto mascalzone, ma senti chi parla? Vi faccio vedere io chi è più cornuto tra i due. A che cosa vi credete? Anche vostra moglie c'aveva l'amante sotto il letto. Allora siete provato pure voi. Sì, sì, ma sono andato in bianco. Eppure io. Ma come dire che è venuto il momento di ragionare, no? Sì, ragioniamo. Oh, fino al mio. Ma lo sapete che avete proprio una faccia da sedere? Venite fuori, se avete coraggio! È una parola! Vai aiuto io! Oh! Uia! E mo non parlate, eh! Uia! Auderì, beccate questa! Ho spezzato, eh! Dite la verità! Brutto deficiente! Brutto può pure essere, ma deficiente è sicuro! Vabbè... Luduca Quazzone! Ho sciabbiato, eh? Ha visto che capoccia? Ma se che sarò ad entrare al cervello? Come mi chiamo, chi so? Ma mi ha piuto! Ah, sto da lì! E mosso siamo lavati, no? Oh,
Basta dare in giro più sede. Pace? Pace. Comunque, vostra moglie per me gli è farfallina. Ma certo che un buon mignotta è, ma pure la vostra non è che ci va liscio. E pensare che c'è un vecchio proverbio che dice moglie e buoi dei paesi tuoi. Ma noi la moglie l'abbiamo presa, c'è nata male. Ordì che un'altra volta ci proviamo con voi. Rispondete con franchezza, messer Olimpio. Eh? Vi piace la mia sposa, Madonna Barda? Cacchio? Cacchio sì o cacchio no? Che domanda del cacchio? Cacchio sì! Bene. E io vi confesso che a me piace la moglie vostra, Donna Fiamma. Mi sbaglio o mi state a proporre uno scambio di corna? Diciamo che né io né voi vogliamo che altre godano le nostre mogli. Giusto. Scusi. Prego. Insomma, se fammi i sollazzi nostri, no? E come hanno fatto a non affogare lo pozzo nero? Uomini di codesta fattura hanno lo diavolo dalla parte loro. E quando che tornarono a casa perdonarono le mogli? Non solo le perdonarono, ma confermarono l'ignobile patto dello scambio. Insomma, ognuno va con la moglie di Nanni. Chissà che faranno mai dopo sta vergogna. Che tempi, siamo proprio vicini alla fine dell'umonno. Mamma mia. Tutto di seta e di broccato, Madonna Fiamma, un vero sogno. Sì, avete ragione, Madonna Balda. Io stessa vidi questo vestito portato dalla duchessa. Si dice che venga dalla Francia. Ah, la Francia ha gran bravi sartori, ma io trovo che quel vestito è veramente scandaloso. Vi pare troppo corto? Cortissimo. Pensate che si vedono perfino le caviglie scoperte. Oh, santo cielo. Ma dove si andrà a finire con codesta moda? Diranno di noi che siamo delle donne leggere. Allora, Mastro Darisi, me la volete dare la chiave della cintura di castità? Insomma, castità, di vostra moglie. Pronti? Immagino che voi volete la mia. Oh, mi raccomando, però, non ve innamorate. Ti appena fatto, richiudete. E voi pensate che non facciano domande? Ma che vuoi domandare? Per fare queste cose mica si parla. Qualche strilletto, ecco. Pronti? Che dite, non è un buon posto per desinare? Mi pare perfetto. Giornata meravigliosa per il cibo e per l'amore. Prego, Madonna. Eccoci qua. E voi, messer Olimpio, preferite il cibo o l'amore? Io preferisco l'amore, ma quando si tratta di magnan guardo in faccia a nessuno. E voi, madonne? L'amore, perché il cibo ci rende grasse. E quindi poco piacente. Ben detto. Fiamma, io spero che non ti sei scordata di portare la cipolla fresca. La cipolla fresca? Ma a voi non piace, signor marito? Dite sempre che è tanto pesante. Beh, una volta che l'ho mangiata, con una fiatata ho ammazzato una mandria di bufoni. Senza nessun riferimento ai presenti, se capisce. Ma la cipolla piace a Mastro Darisi. A me? Sì, come no? È impossibile. A voi la cipolla ha sempre fatto un grande schifo? No, no, io sono ghiotto di cipolle. Non le mangio mai in casa per non appestarvi con l'odore. Ma qui ve ne potete mangiare pure in garetto, tanto poi svaporate. E qua vicino c'è un orticello. Te lo ricordi, Fiamma? Perché non vai a far cipolle? Come volete. Dal momento che voi fa tanto piacere, vado a fare cipolle. Io vi accompagno, Madonna, vi faccio una scorta. Se lo marito mio me lo consente. Poderisi è come mio fratello, quello deficiente. Se fa per dire, capisci? Prego. Allora io vado e mi assento. Sì, Arnate. Tanto io vi aspetto qui. Mm.
Messere? Madonna. Ma che aspettate? E che ne so, che devo fare? Ma becco il mugnaio dovete fare, dal momento che vi siete accordati così bene, perché lui faccia becco voi. Ah, non lo sa nessuno. Ah. E che sa, ricordava? Ammazza quando! Madonna. Sì? Ma volete proprio andare per cipolle? Ma è per voi che ci andiamo. Non vi piacevano? Oh, sì, sì, ma io preferisco le mele. Oh, messere. Per non parlare, dormelone. Scostumato. Sì, sì. Allora mi spoglio. Ma la chiave? Ah, sì, la chiave. Eccola. Messere, ma insomma, vogliamo concludere o no? Ma come no, ci mancherebbe altro, l'ho quasi fatto. Ma porca vacca, sta chiave apre o no? Non apre. Come non apre? Ma ci fa proprio a me? Prego, prego, fate. Sto figlio di una mucchiata! Olimpio dei pannocchieschi, falsificatore di chiavi! A Mastro Dri, ha finito di darmi le fregature! Motta da una capocciata in panza che te scompio! Preparate, la morte si avvicina! Oh, pardon. A Mastro Dri! E mo non chiedete pietà! Acci mia, ne credo ancora più forte! Non vale, sto per terra! Giusto! Pace! Guarda! Grazie, sapevo come fermarmi! E mo? Ma che il sole è tramontato? Non so tenero de culo, eh! Oderì, e che mi abbracciate? Se volevo fare un balletto? Non tentate di scappare che ve tengo, sa! Oderì, e mo che fate, rinvordini? Ma lo sapete che pesate? Ma perché non fate una cura dimagrante? Quella del verme solitario, è sicura. Pace! Pace! Oh. Ne avete abbastanza? Ma avanza un cazzotto, ma è meglio non rischiare. Avete ancora voglia di Madonna Balda? E voi volete ancora Madonna Fiamma? Oh, io sì. E io che so, il più stronzo? Allora diamoci le chiavi, ma quelle vere. Senza scherzi. Non vedi, non ce l'ho più! E l'ho persa pure io. Eppure mica le mo sentite cascare. Cerchiamo. Sì, cerchiamo. Oh, qui la chiave non c'è. Ma c'è un sacco di cicoria, però. Cammina, cammina. Guarda, guarda che bella sorpresa, Madonna! Il piacere di vedervi è tutto nostro, riverito padre. E come mai vi siete spinte in campagna lontane dal borgo? Soltanto una merendina innocente con i nostri mariti. Messer Olimpio e Mastro Derisi insieme! Sì, non stupitevi se vi dico che i nostri mariti hanno finalmente raggiunto un accordo. Adesso sono amici per la pelle. Oh, sommo gaudio! Finalmente i miei desideri sono stati esauditi. E a dove stanno, mo? Il marito suo è nei campi a far cipolle e lo suo a fare mele e meloni. Buono, buono! Come sono contenta!
Il lavoro dei gambi fa l'uomo forte e vigoroso. Prego. Oh, madonne, e perché non dedichiamo questo riposino alla meditazione? Guidateci voi, santo monaco. Dicono tutti che siete maestro nel parlare alle anime. Già, già. Sì, lo dicono tutti. Insegnatelo anche a noi. Diteci, quanti sono gli abissi del peccato? Tanta, tantissima. Come si può difendere un'onesta donna? Fuggendo le tentazioni. E come si sfugge alle tentazioni? Con la volontà, figliole. E come si deve fare per evitare lo precipizio? Attaccando la volontà. Aiutateci voi a trovare le chiavi della felicità. Voi le tenete. Voi le tenete tutte. Beh, tutte chiave no, ma tengo sempre con me qualche piccolo ferro. È sempre buono. Non l'ho trovato. E manco io. L'animascia sua è di chi ha vendato le cinture di castità. Modestamente mi ritengo uno dei più grandi inventori di cinture di castità e apparecchi di protezione affini. Ho proprio i marchi ingegni che fanno al caso vostro. Ma a voi l'ispirazione come vi viene? Un attimo, come in questo momento. Sento la mente che si muove. E tutti i serpenti addosso. Tutti i serpenti. Ma che fate, mi tirate addosso a me? Oh, scusate tanto. Dunque, i marchi ingegni. Ecco qua gli ultimi ritrovati. Perché l'avevate persi? Caduta per una qualunque circostanza la cintura di castità vera e propria, l'onore degli mariti è salvo, grazie ai miei apparecchi di estrema difesa. Questo si chiama artiglio del demonio. Ora vi mostrerò come funziona. Prego. Procedete. Aio! Visto? All'artiglio del demonio non c'è cetriolo che sfugga. Ed ora passiamo allo zolfo di Satana, diabolico e infallibile. Prendete un cucurbitaceo. Osservate. Zolfo di Satana! Non c'è cetriolo che non s'avvambi! Ma così s'avvamba pure l'arbicocca di mia moglie? Non c'è una cosa un po' più tranquilla? Certo, il mio capolavoro, cucurbitaceo. Eccolo qua. Ultima carezza. Silenziosissima. Una specie di cindure di castità con passaggio obbligato, ingresso libero. Cetriolo. Beh? Quando meno te lo aspetti. Vi ho fatto paura, Ma che, i rumorini pesano? No. Allora mi sono cagato sotto. Scusate, che faccio? Ve la ingarto o ve la portate via da voi? Che? Ah, no. Mandatemela a casa, va. Mastro Deodato, permesso? Oh, caro De Risi, qual buon vento! Sentite, voi siete capace di mantenere un segreto. Mi meraviglio! L'inventore è come il confessore. Io avrei bisogno di un marchingegno che abbia la via libera e sembri innocuo. Ma al momento opportuno, sacchete!